Benvenuti nella classicissima analisi dei pay-per-view che faccio prima dei pay-per-view, appunto, cosa sto a specificare. Comunque, domenica notte, Money in the Bank, dalla Allstate Arena di Chicago, andrà in onda questo evento, secondo me molto incerto e che potrebbe farci divertire parecchio. Andiamo con ordine, partiamo dal kick-off. Il kick-off vede i Bludgeon Brothers, ovvero Harper e Rowan, difendere il loro titolo contro il club. È il solito match di kick-off riempitivo, 10 minuti, vinceranno i Bludgeon, anche se la categoria tag sia a Raw che a SmackDown sta un po' cincischiando, non c'è nulla di veramente interessante, forse a parte Ziggler e McIntyre e il B-Team a Raw, mentre a SmackDown è il nulla più totale. Questo lo testimonia il fatto che nella main card non c'è il match per i titoli di coppia di Raw, almeno non è stato annunciato, vedremo se lo inseriranno in corsa. Passiamo oltre, parliamo di Lashley contro Zayn, una faida all'insegna del comedy che veramente mi sta stufando, perché Lashley personalmente non mi piace, è abbastanza anonimo, abbastanza noioso, ok è una forza della natura e sul ring è devastante, non è sviluppato tantissimo, mentre per Zayn mi fa innervosire il fatto che un talento come lui sia prestato a questi segmenti, boh, è diventato un giullare di corte tra saltelli in giro, segmenti con le sorelle uomine di Bobby. Mamma mia. Il mio pronostico va ovviamente con Bobby Lashley, anche se spero di no, ma probabilmente sì. E passiamo oltre a un altro single match. È pieno di single match così, a caso. Ok, hanno una rivalità, però non c'è niente dietro di particolarmente intrigante. Infatti c'è Daniel Bryan contro Big Cass. Secondo me Bryan devi costruirlo, pompargli lo status in vista di SummerSlam, perché a SummerSlam devi ficcarlo in un dream match o comunque in un match di cartello, perché fa strappare i biglietti e la WWE lo sa. Quindi non vedo possibilità di vittoria per Big Cass. A meno che questi grandi piani per il gigante siano ancora nella testa e nella mente del team creativo per renderlo uno dei top heel della federazione, ma la vedo dura e penso che l'esperimento Big Cass sia abbastanza fallito. Altro single match, Roman Reigns contro Jinder Mahal. Vince Roman Reigns, è una faida così così, nel senso Jinder Mahal è un ottimo heel secondo me e merita di stare in rivalità abbastanza importanti come questa, anche se è un po' campata per aria, appunto stesso discorso per Bryan, anche per Reigns va pompato in vista di SummerSlam e probabilmente andrà a SummerSlam per il titolo universale, il che non ha molto senso visto che è stato demolito più volte da Brock Lesnar, ha perso la qualificazione al Money in the Bank, con che credibilità? Cioè dopo che sconfiggi Jinder Mahal vai a SummerSlam per il titolo? Boh. Comunque il pronostico è tutto per il Big Dog, che tra l'altro nelle ultime puntate a Raw sembra anche supportato dal pubblico, sembra ricevere meno bu. Il match per il titolo femminile di SmackDown, Carmella contro Asuka. Prima dei rumor del ritorno di James Ellsworth avrei detto Asuka tutta la vita, perché in un single match com'è possibile che Asuka perda? A parte che non ha più la streak, però boh, la vedo dura. Invece adesso magari torna Ellsworth per farsi perdonare, per riconquistare il cuore della Fabulous One, non lo so, staremo a vedere. Oppure torna e aiuta qualche altra atleta nel Money in the Bank femminile, non lo so, è un'incognita, sono solo rumor, poi magari neanche torna. Carmella è un personaggio interessante a dirla tutta, però il mio pronostico va comunque con Asuka, perché non vedo possibilità di vittoria per la campionessa, a meno di sorprese. Match per il titolo intercontinentale, Seth Rollins contro Elias. Personalmente è uno dei match che aspetto di più, insieme forse al Money in the Bank maschile. E wow, cioè Seth Rollins è Seth Rollins, è divino, lo sappiamo benissimo. Elias invece è uno dei personaggi più azzeccati attualmente all'interno dell'intera WWE. È sempre over, o attira hit, o attira pop, o è tifato, o è odiato, ma è comunque sempre al centro dell'attenzione e merita davvero tanto. Ed è un match in cui il risultato mi farebbe felice in entrambi i casi, perché lancerebbe Elias o confermerebbe Seth Rollins. Io vado con la difesa di Seth Rollins, ma appunto sarò contento in entrambi i casi. Nia Jax contro Ronda Rousey, contro la Rowdy. Si vocifera che potrebbe essere il main event dell'evento e questo mi fa pensare che, vabbè, ne parleremo dopo, Natalia potrebbe incassare direttamente quella notte. Il regno di Nia Jax onestamente non mi è piaciuto particolarmente, questa storia della bullizzata, adesso è diventata una bulla lei picchiando povere sparring partner per dimostrare che non cede agli armbar, che poi ha ceduto l'ultima volta. Non mi è piaciuto, preferivo nettamente quello di Alexa Bliss e non vedo come possa battere Ronda. Ronda non perderà mai, a meno di un incasso, però mi sembra onestamente difficile pensare che Ronda verrà schienata.
quindi non lo so. O addirittura potrebbe cedere a una sharpshooter di Natalia se dovesse incassare. Nah, non lo so, non lo so. Diventerà campionessa, non so se lo perderà subito, ma Ronda vincerà contro Nia Jax. Secondo me AJ Styles contro Shinsuke Nakamura, questo secondo me è il match più incerto della card, ovviamente oltre alle incognite del ladder match. Io personalmente farei mantenere la cintura a Styles, soprattutto perché ha uno status molto più alto, più elevato di Nakamura. Tra poco c'è SummerSlam, sul ring come personaggio si sta dimostrando superiore al nipponico, nonostante il turn heel abbia appunto favorito un netto miglioramento per il King of Strong Style. Però è anche vero che la stipulazione secondo me favorisce Shinsuke, anzi Shinsuke, perché sennò vi arrabbiate. Quindi vado con la vittoria del giapponese. A sorpresa, sorpresa, potrebbe vincere il giapponese. Ok, mancano i due ladder match. Quello femminile ha molte incognite, perché Natalia è la più papabile, anche per il fatto del... Non so se avete notato, in molti hanno detto che potrebbe essere un errore quello del ghiaccio sul ginocchio sbagliato nelle ultime due puntate di Raw. Prima, due settimane fa, il ginocchio destro e l'ultima il ginocchio sinistro, o viceversa. Comunque, hanno volutamente sbagliato o è stato veramente un errore? Ci sono speculazioni sul caso e sul fatto che potrebbe essere tutta un gioco mentale per ingannare Ronda nel caso in cui vincesse il titolo e per incassare la valigetta. Vedremo. Lei è la più papabile vincitrice, però non vedo un regno di Natalia a lungo termine. Magari lo vince a Money in the Bank e lo perde a SummerSlam contro Ronda di nuovo, è uno scenario plausibile. Altre favorite? Non lo so, escluderei Ember Moon, escluderei Charlotte perché non hanno bisogno della valigetta per vincere un titolo, soprattutto a SmackDown. Naomi è un'altra che la vedo difficile, Lana non è assolutamente pronta per vincere la valigetta. E Sasha Banks e Becky Lynch invece ne avrebbero molto bisogno, Alexa Bliss sarebbe perfetta ma non penso vincere. Quindi il mio pronostico va con Natalia. E ora passiamo al ladder match maschile. E mi aspetto veramente tanto, perché cioè le premesse sono elevatissime, con Braun Strowman che spacca le scale, anche se devo dirvi la verità mi sta iniziando a stufare questo Braun Strowman, perché da face non ha molto senso. E ok, l'hai costruito come un gigante imbattibile, ma veramente in un Fatal 4-Way dopo una frog splash sul tavolo dalla scala di Kevin Owens e dopo che era 3 contro 1 vince? E questo potrebbe iniziare un po' a stufare la gente, e me compreso. Poi Finn Balor è un assoluto top per Former. Rusev è anche lui ottimo. Bobby Roode non lo so, non so se lo vedo molto adatto in questo match. Mentre Kevin Owens con le sue frog splash dalle scale, Samoa Joe con la sua potenza, con la sua cattiveria e qualcuno del New Day potrebbero veramente mettere in piedi una contesa spettacolare. Il papabile vincitore è l'unico che non ho citato, ovvero The Miz. L'Awesome One è il favorito di tutti i pronostici, se lo meriterebbe largamente per quello che sta facendo. Ha trainato SmackDown, ha trainato Raw col titolo intercontinentale, è uno dei personaggi più interessanti, meglio riusciti, uno dei migliori heel degli ultimi anni e meriterebbe davvero quella valigetta e sarebbe perfetta per il suo personaggio, per l'appunto. Anche se secondo me quello che ha bisogno di più di questa valigetta è Bobby Roode. Bobby Roode deve diventare un heel opportunista, non lo so, non codardo per favore, opportunista, perché veramente è sprecato, attualmente è sprecato, è poco interessante. Beh, che dire, il mio favorito è The Miz, però sarebbe intrigante vedere qualcuno di Raw vincere la valigetta, soprattutto perché non sappiamo cosa succederà col titolo universale. Lesnar dovrebbe perderlo a SummerSlam, dovrebbe essere la sua ultima apparizione in WWE, almeno per ora. Ma contro chi? Contro Roman Reigns, come si vocifera? Contro Seth Rollins, che magari perde il titolo intercontinentale? E poi va contro The Beast? E se la valigetta la vincesse qualcuno di Raw, come si evolverà la situazione titolo universale? Chi sarà il campione? La title shot l'avrà un face come Finn Balor e quindi potrebbe chiedere un match? Oppure l'avrà un heel come Kevin Owens e non sappiamo quando potrebbe incassarla? Devo dire che è molto intrigante lo scenario di un Mr. Money in the Bank dello show rosso. Staremo a vedere, noi sintonizziamoci tutti domenica notte, mi raccomando, in maniera legale. E per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima con l'analisi del pay per view.